cosa significa per lei il coraggio di dire io? Ma guardi, mi sono trovato benissimo perché Kierkegaard è veramente uno dei filosofi più interessanti e la sua lotta contro il conformismo è quello che serve oggi. Oggi abbiamo proprio bisogno di avere il coraggio di dire io, uscire dal binario del conformismo, del politicamente corretto e ragionare sulle cose concretamente. Kierkegaard, perfetto. Essere qui in questo momento al meeting a parlare, nel mio caso anche di turismo, essere io vuol dire la specificità dei territori. Siamo nati per assolvere ad un compito e per raggiungere un obiettivo. Ed è il concetto sul quale si fonda la solidarietà, il principio della solidarietà. Essere utile alla società in generale, essere utile ai più deboli, a volte senza neanche sapere di chi si tratta. Mai come in questo momento noi dobbiamo avere coraggio di mantenere le nostre idee, le nostre proposte, i nostri progetti, ma di fare sempre riferimento a un interesse superiore, all'interesse della nostra società, all'interesse di chi ci sta intorno. Esprime ciò che in questo momento tutti dobbiamo fare, il senso di essere responsabili, ecco, del nostro futuro e anche di quello degli altri e di metterci in gioco, di dare il meglio di noi stessi. Il coraggio di farsi carico del futuro, il coraggio di esprimere fino in fondo la propria cittadinanza, i propri diritti, i propri doveri, la propria responsabilità, essere pienamente cittadini del tempo che viviamo.